Ringrazio Telecom per avermi invitato a contribuire ad ascoltare sul dibattito fra tecnologie di informazione e occupazione. Ringrazio in particolare il dottor Pupillo che ci ha coordinato e coinvolti sempre con entusiasmo in questa conferenza. Un piccolo disclaimer che devo fare, insomma io lavoro in Banca d'Italia, questi sono i frutti, diciamo, di un'analisi che ho condotto, non riflettono necessariamente quella che è la visione di policy, quindi non è un position policy della Banca d'Italia, non riflettono, lo devo dire, è un disclaimer che devo fare, E nella vostra tabella di marcia, avete sempre e sono invece, insomma, i risultati anche, insomma, diciamo, di questa analisi. Dottor Pupillo ci ha chiesto, insomma, una riflessione su quello appunto che era l'impatto dell'adozione delle nuove tecnologie sull'occupazione. Allora, io sono partito diciamo, da economista, un po' da quella che è la teoria. Cosa ci dice? Cosa dovremmo aspettarci? Cosa succede quando un'impresa acquista dei computer? Beh, come abbiamo visto, insomma, dovrebbe esserci un effetto di sostituzione. I computer fanno in parte quello che facevano o potrebbero fare dei lavoratori. Quindi c'è un effetto, diciamo, negativo sull'occupazione. L'impresa potrebbe trovare ridondanti, e magari licenziare o diminuire le assunzioni di alcuni lavoratori. Obiettivamente ci sono alcuni lavoratori che possono essere sostituiti, altri invece magari sono complementari. Nel complesso, diciamo, il rischio paventato è quello che l'impresa possa voler ridurre la propria forza lavoro a fronte dell'acquisto di macchinari, di computer, eccetera. Fortunatamente la storia non finisce qui, perché sennò, insomma, sarebbe problematico. I computer sono acquistati però perché aumentano la produttività dell'impresa, quindi l'impresa dovrebbe aumentare la propria produttività, riuscire a produrre quindi la stessa quantità a un minor costo. E qua c'è un punto importante, insomma, questo minor costo, se i mercati funzionano, se c'è un po' di concorrenza, quantomeno in parte, se non totalmente, questa riduzione del costo dovrebbe rispecchiarsi in una riduzione dei prezzi, come abbiamo visto per esempio appunto per i cellulari, questo pare avvenire. Allora, nel momento in cui questi guadagni di produttività, questi minor costi si traducono in un minor prezzo e quindi una maggior domanda di questi beni, allora c'è un effetto positivo, aumenta anche la scala di produzione e quindi potrebbe aumentare l'occupazione. Quindi a questo punto compensare l'effetto iniziale di riduzione della forza lavoro, quello che Andrea poco prima ha detto, c'è un effetto sostituzione e un effetto di scala. La cosa importante che mi preme un po' qua sottolineare è che per arrivare a questo effetto di scala ci sono dei meccanismi importanti. Innanzitutto la riduzione dei costi deve trasmettersi, quindi in una riduzione dei prezzi, quindi i mercati devono essere abbastanza concorrenziali per permettere ciò. Ci deve essere anche questa riduzione dei prezzi e questo aumento della domanda deve essere soddisfatto, quindi ci deve essere anche un ambiente di creazione di impresa. E per esempio credo il paper di Natticchioni e Ragusa che sarà presentato nel pomeriggio si occuperà anche di questo, della necessità di favorire la creazione di nuove imprese. Se in un'economia le nuove imprese non nascono per soddisfare i nuovi bisogni, beh, allora questa catena favorevole, questa catena positiva potrebbe interrompersi. Abbiamo bisogno di una riduzione dei prezzi, di una facilità di fare impresa, di creare nuove imprese, di entrare nel mercato e poi che questa aumento della domanda e questo nuovo aumento della domanda di lavoro sia soddisfatto e che quindi i lavoratori possano facilmente spostarsi da un settore all'altro o da una mansione all'altra, quindi la capacità anche di riqualificarsi o anche di muoversi geograficamente. Quindi, insomma, il punto è che questo, diciamo, è in qualche modo una storia tradizionale dell'innovazione, non c'è niente di particolare del computer, perché come dicevamo tutte le innovazioni sono labor savings, si dice, no? Tendono a ridurre la necessità di lavoro. Cosa c'è di particolare in questa innovazione tecnologica? Quello che si dice è che questa in qualche modo è molto veloce. Nel loro libro, McAfee, non mi fate pronunciare l'altro nome, dicono che la caratteristica di questa innovazione tecnologica è la velocità con cui si diffonde e che quindi c'è quello che si dice, parodiando il nome di una famosa band di rock, è una guerra contro le macchine, una race against the machine. Una race contro chi? I lavoratori potrebbero essere non abbastanza veloci rispetto alla diffusione di queste macchine e quindi il processo di riqualificazione dei lavoratori, di riallocazione settoriale, geografica potrebbe essere non sufficiente rispetto alla velocità di diffusione. Come abbiamo visto,
anche il processo di creazione di nuove imprese, quindi il business potrebbe, in questo senso anche la politica potrebbe non tenere il passo con le macchine se non si favorisce abbastanza la creazione di nuove imprese. I mercati, abbiamo visto, potrebbero non essere abbastanza veloci per recepire la riduzione dei costi e trasformarla, traslarla in una riduzione di prezzi a favore del consumatore. Beh, se questa corsa, se i lavoratori, le imprese, i mercati non riescono a mantenere il passo, a tenere il passo rispetto alla velocità, alle macchine, in questa guerra alla Matrix, beh, allora il rischio è che veramente l'occupazione potrebbe ridursi, perché l'ultimo effetto, l'effetto di scala potrebbe non essere sufficiente a compensare l'effetto di sostituzione, quantomeno nel breve periodo. Cosa è successo negli Stati Uniti? C'è stato un lavoro recentissimo di un economista molto conosciuto, Acemoglu, e altri autori, pubblicato proprio quest'anno negli NBR, che hanno cercato di dire, ma vediamo un po', ma questa storia, questo paradigma di cui si discute tanto, è vero, è successo negli Stati Uniti? Quindi loro hanno guardato i dati americani negli ultimi 30 anni e hanno confrontato la performance dei settori dove si utilizzano molto i computer, quelli loro chiamano IT intensive, con la performance dei settori dove i computer non vengono utilizzati così intensamente. E hanno visto cosa succede, un semplice confronto. Hanno detto, beh, la produttività non è che è aumentata così tanto nei settori dove si utilizzano i computer, no? Il punto di partenza era che questi computer rendono l'uomo molto produttivo, tant'è che bastano di meno per fare la stessa quantità di lavoro. Loro dicono, beh, io questo nei dati non lo vedo, non è una novità, solo un po' di tempo prima diceva che i computer sono dovunque tranne che nelle statistiche. La produttività, secondo Acemoglu, i settori che utilizzano molti computer in America, questi sono dati americani, hanno avuto marginali guadagni di produttività soltanto fino al 1990, dopodiché si sono più o meno comportati come i settori che invece i computer o le ICT non le utilizzano, le utilizzano di meno. Ancora più strano rispetto a quella che è la teoria che abbiamo discusso è che non vediamo nessun guadagno di prodotto, cioè non solo la produttività è aumentata poco, ma non hanno prodotto di più, anzi hanno prodotto molto di meno. Quindi i settori dove si utilizzavano i computer, il valore aggiunto si è contratto, si è aumentato di meno di quanto non abbia fatto nei settori dove i computer non si usano, con effetti negativi sulla disoccupazione. Il punto è, dice, insomma, c'è qualcosa, questo paradigma su cui questi computer dovevano avere questo effetto così drastico sulla produttività, così tanto da spiazzare i lavoratori, beh, io non lo vedo nel loro. Obiettivamente il motivo per cui statisticamente loro non riescono a vederlo sono molteplici, adesso non è il momento per annoiare con i dettagli statistici, però diciamo l'intuizione più grande è che gli Stati Uniti dopo il 90 ormai i computer erano così diffusi in tutti i settori che in realtà la distinzione IT intensive, non IT intensive era in qualche modo casuale, insomma non coglieva veramente un aspetto tecnologico. Questa è anche una spiegazione che loro dicono. Mettono in guardia però che i dati, almeno per come l'hanno trattati, per quello che riusciamo a vedere, sembrano insomma non andare in linea con la teoria. Un altro punto è quello che Andrea ci ha spiegato, che in realtà l'effetto dell'occupazione, dell'ICT sull'occupazione non è monotono, non è che è sempre positivo o sempre negativo, ma può essere all'inizio positivo e addirittura poi negativo per poi stabilizzarsi. Beh, gli Stati Uniti magari nella fase di boom negli anni 90 c'era stato un effetto positivo e poi si è in qualche modo appiattito. Noi volevamo vedere un po' quello che succede in Italia, cosa ci possiamo aspettare? Beh, sappiamo da diverse letterature che l'Italia, l'Europa e l'Italia in particolare ha profonde differenze rispetto agli Stati Uniti, sia nella quantità degli investimenti in ICT, sia, come anche Andrea ci ha detto, sulla crescita dei prodotti ICT, non solo dei settori che le utilizzano queste tecnologie, ma di quelli che lo producono. E che queste dinamiche, insomma, in qualche modo spiegano la diversa dinamica della produttività negli ultimi 20 anni fra Europa e Stati Uniti, però insomma, grazie alla spiegazione, quindi lo salto questo. Allora, qual è il nostro scopo? L'idea era piuttosto semplice, cerchiamo di vedere se quello che ha trovato Acemoglu lo vediamo anche in Italia, o se invece in Italia è successo qualche altra cosa. Quindi andiamo a vedere se i settori che hanno fatto prima degli altri, o comunque di più investimenti nelle tecnologie dell'innovazione, se hanno registrato un aumento della produttività più marcato, se la loro produzione, il valore aggiunto è aumentato e soprattutto quello che poi ci interessava in questo frangente, qual è stato l'effetto sull'occupazione. Allora, per fare questo rispetto allo studio
fatto sugli Stati Uniti, noi abbiamo preso dei dati particolari, non abbiamo preso dati aggregati inizialmente, ma dati basati sulla singola impresa, tratti da Invind, che è un sondaggio, diciamo, che viene fatto dalla Banca d'Italia sulle imprese, quindi ogni anno le stesse imprese vengono monitorate in qualche modo, matchato con la centrale dei bilanci dell'Istat, e quindi abbiamo anche informazioni sul valore aggiunto, sulla produzione, sui costi, eccetera, eccetera, e abbiamo osservato la dinamica di queste imprese dal 2000 fino al 2012, l'ultimo anno disponibile, quelle del 2013 sono ancora in fase di elaborazione. Nel 2000, in questo sondaggio, in questa rilevazione, veniva chiesto alle imprese quant'erano i computer che avevano. Sapendo anche quanti occupati avevano queste imprese, abbiamo costruito un indice di intensità di utilizzo delle tecnologie della comunicazione, che è il numero di computer ogni 100 lavoratori. Questo, diciamo, questa domanda poi non è stata ripetuta in tutti gli anni, quindi abbiamo guardato le imprese che nel 2000 avevano più computer per lavoratore, come sono comportate negli ultimi 12 anni rispetto alle altre imprese? Questo, diciamo, in qualche modo, quindi la correlazione fra questo indice, fra la quantità di computer in termini di intensità, quindi rispetto ai lavoratori, e le future dinamiche. Allora, questa è una prima tavola veramente grezza, diciamo, che per vedere che tipo di studio, non voglio annoiare con i dettagli statistici, quindi guardiamo un po' di numeri semplici. Qua, ho dimenticato di dire, queste sono manifattura, se abbiamo guardato semplicemente la manifattura. Andando i due digit dei settori Ateco, insomma, quindi alimentari, industrie tessili, eccetera, eccetera, nella prima colonna vediamo il numero di computer, nella media di questo settore, il numero di computer ogni 100 lavoratori. E abbiamo da un massimo del settore dei prodotti chimici e farmaceutici, che avevano 64 computer ogni 100 lavoratori, quindi il 60% dei lavoratori aveva almeno un computer, al 56 di acqua, gas, energia, anche là un settore che utilizzava intensamente i computer. Dall'altra parte dello spettro invece l'industria tessile, la metallurgia, i prodotti in gomma e in plastica, che avevano circa 2 computer ogni 10 lavoratori, ben al di sotto della media del settore manifatturiero nel suo complesso, che è 3. Allora, vediamo un po' se questo ha una correlazione, se, ma si è rispecchiato anche in differenziali in termini di crescita. Se guardiamo per esempio la seconda colonna, quella contrassegnata come VA, che è valore aggiunto, si vede che per esempio i settori rossi, quelli che hanno pochi computer, hanno registrato una riduzione del valore aggiunto notevole, meno 4%, meno 3,4%, meno 3%, ben al di sotto della media del settore. Viceversa, i settori con molti computer, quelli prodotti chimici, acqua, gas, energia, hanno osservato tassi di crescita del valore aggiunto superiore alla media. Addirittura acqua, gas, energia, che è l'unico settore che negli anni considerati ha avuto un tasso di crescita positivo. Qua siamo 40 anni della crisi, quindi i numeri purtroppo sono tutti negativi. Quindi da qua lo stesso se guardate la produttività. I settori in media, più o meno, i settori verdi, i settori con più computer, sono andati meglio in termini di valore aggiunto, di produttività. I settori rossi, quelli con un minor numero di computer, sono andati peggio. La stessa correlazione non si vede sui tassi di occupazione, sulla variazione occupazione. Per esempio, acqua, gas, energia ha avuto una riduzione dello 0,3% in termini di occupazione, è andata peggio che la media della manifattura. Quindi se sembra esserci una correlazione fra utilizzo dei computer e produttività e valore aggiunto, non sembra esserci nessuna correlazione dal punto di vista dell'occupazione. Questo è proprio, diciamo, uno sguardo grezzo a quello, ma questo non è abbastanza, perché l'acquisto dei computer in realtà dipende non soltanto da quanto il processo produttivo di quello specifico bene si adatta all'intermediazione, alla digitalizzazione, eccetera, ma dipende anche da una serie di fattori idiosincratici che potrebbero in qualche modo impedirmi di guardare la relazione causale diretta. Potrebbe essere quindi che, per esempio, non è il settore di acqua, gas e energia non è che è andato meglio perché aveva più computer, ma siccome in prospettiva sapevano che sarebbero andati meglio perché la domanda si muove in certe direzioni, beh, avevano acquistato i computer prima. Quindi la direzione causale può andare nel senso opposto. Quindi, insomma, guardare semplicemente la correlazione può essere in qualche modo misleading, può essere fuorviante, perché la scelta di acquistare i computer può dipendere dalle aspettative di crescita futura.
Questo è un problema che insomma, i statistici conoscono bene. Quello che abbiamo, di cui abbiamo bisogno è quello che in statistica adesso non voglio annullare, uno strumento, cioè qualcosa che catturi soltanto la prima componente dell'indice di utilizzo della computer, cioè quanta parte di quell'utilizzo dei computer dipende soltanto da un aspetto tecnologico, cioè da quanto il processo produttivo di quello specifico bene si presta all'utilizzo dei computer e non da fattori idiosincratici di dinamiche, diciamo per esempio italiane. Quello che si fa spesso in questo tipo di studi è prendere l'utilizzo dei computer nello stesso settore in un altro paese, che quindi in qualche modo non dipende da quello che succede in Italia, ma cattura in qualche modo una diversità tecnologica esogena. Quello che noi abbiamo fatto è guardare la percentuale di acquisti, la spesa in computer nel settore per gli Stati Uniti, in percentuale sul totale degli investimenti. Qua vedete velocemente, dati sono dei Euclems, vedete che le colonne rosse sono l'Italia, quelle blu sono gli Stati Uniti ed è la percentuale di investimenti dedicata all'acquisto di computer. Vedete che c'è una correlazione ma non è 1-1. Per esempio il settore delle optical equipment in Italia ha questo boom dell'8% del totale di investimenti fatto in ICT, negli Stati Uniti invece era molto più basso. Quindi c'è una correlazione, questo ci dice quindi in parte questa misura nostra di investimento è buona, nel senso che cattura una componente tecnologica, ma non è tutta la storia. Vorrei far notare semplicemente che nel 2000 l'Italia investiva addirittura di più in computer degli Stati Uniti, questo sintomo del ritardo, probabilmente noi dovevamo cacciare a fare un po' di recupero rispetto agli Stati Uniti, quindi addirittura più del 2% degli investimenti era per acquisti di computer. In America era l'1,5%, se guardiamo 7 anni dopo noi siamo scesi all'1,5% o all'1,4% e gli Stati Uniti sono rimasti all'1,5%. Quindi diciamo probabilmente nei primi anni 2000 una gran parte delle imprese, della manifattura ha recuperato un po' del tempo perduto. Quindi diciamo quello che appare almeno a me è che in questo periodo noi stiamo catturando quello che è stato il periodo di recupero, parziale forse, delle imprese italiane nella digitalizzazione, nell'utilizzo dell'ICT rispetto agli Stati Uniti. Adesso quindi velocemente guardiamo i risultati, adesso velocemente sono circa 5 minuti quindi mi sbrigo, come l'utilizzo quindi di questo indice di utilizzo dell'ICT depurato dalla componente diciamo endogena, quindi puramente tecnologica, come ha influenzato i tassi di occupazione, il valore aggiunto, produttività e prezzi. Primo, occupazione. Questo numero è positivo, non dovrebbe guardare questo numero qua, 0,087. Per chi ha già visto cose statistiche, non ci stanno stelline, quando non ci stanno stelline è un brutto segno, vuol dire che niente, che non funziona, che quindi l'effetto è praticamente nullo, che quindi le imprese che hanno utilizzato più computer non hanno fatto crescere l'occupazione. La stellina appare qui, quando quasi guardiamo il tasso di crescita del valore aggiunto. 3 stelline sarebbe il massimo, ma 2 diciamo ci accontentiamo. Le imprese nei settori che utilizzano i computer hanno visto fra il 2000 e il 2012 tassi di crescita significativamente del valore aggiunto significativamente superiori. Hanno visto tassi di crescita della produttività significativamente superiori e credo la cosa importante è questo. Perché? Perché probabilmente c'è stata una traslazione della riduzione dei costi sui prezzi. Vediamo che quasi la metà, un po' meno della metà dell'aumento della produttività si è traslato in una riduzione dei prezzi. Quindi in Italia, per qualche motivo, diciamo adesso poi è uno step avanti, però questo aumento, le tecnologie hanno fatto ridurre i costi per le imprese. Le imprese hanno tradotto questo in una riduzione dei prezzi, magari perché è aumentata la concorrenza, magari perché i mercati erano già concorrenziali. Questo è un topic importante credo di guardare dopo. Questa riduzione dei prezzi ha permesso un aumento della domanda e quindi un aumento della produzione. Se guardiamo le imprese più grandi, che sono poche in Italia, sappiamo, quindi quelle sopra i 200 addetti, abbiamo più o meno gli stessi risultati, le stelline, però abbiamo una piccola stellina, piccola piccola, anche sull'occupazione. Quindi abbiamo un piccolo effetto, quindi le grandi imprese hanno anche aumentato un pochino l'occupazione, però diciamo è un effetto, ci crediamo o non ci crediamo, insomma potrebbe essere quasi casuale, diciamo, quindi, però sembra esserci qualche effetto. Una cosa che credo sia importante dire,
quello che viene fuori da questa prima parte dell'analisi è: nei settori che utilizzavano i computer hanno ridotto notevolmente i prezzi. Questo ha permesso un aumento della produzione, poco effetto sull'occupazione se non nelle imprese molto grandi, che insomma, sappiamo essere numerosamente scarse in Italia, con un grosso aumento della produttività. Devo dire che questo implica che l'effetto di sostituzione fra lavoro e computer c'è, perché nonostante un grande aumento di scala, l'occupazione a livello di singole imprese è rimasto costante, che vuol dire che l'effetto di sostituzione c'è ed è stato notevole. In qualche modo i computer hanno sostituito i lavoratori, però questa riduzione dei prezzi ha permesso un aumento della produzione che ha compensato l'effetto iniziale. Quindi l'effetto di sostituzione, che è un po' in linea con col paper di Vincenzo che andrà presentato, c'è una sostituzione netta fra computer e lavoratori, ma in Italia soprattutto, magari in questo periodo iniziale in cui tale tecnologie sono state utilizzate per la prima volta, l'effetto espansivo sulla produzione è riuscito a compensare la sostituzione fra computer e lavoratori. Un ultimo punto, queste erano le imprese che erano nel 2000, che noi abbiamo continuato a osservare fino al 2012, eccetera. Beh, la storia, se guardiamo a livello aggregato, è diversa, perché ci sono nuove imprese che entrano e che noi non osserviamo, perché avevamo soltanto le imprese che osservavamo nel 2000. Quindi la demografia, l'entrata, l'uscita delle imprese può avere un effetto diverso, può cambiare il segno di quella correlazione che abbiamo detto adesso. Ci possono essere effetti di esterità, discutevamo l'altro giorno, sia di domanda che di offerte, quindi il fatto che si utilizzano in quel settore molti computer può avere effetti in generale su altre imprese o su altri settori, quindi sono effetti di esternalità. Allora, quello che noi abbiamo fatto è ripetere la stessa analisi utilizzando dati Istat sul valore aggiunto, occupazione, produttività e prezzi, però a livello aggregato, quindi nella media del settore, non soltanto delle imprese, della singola impresa che noi continuiamo a osservare, ma nella media del settore, quindi tenendo in considerazione anche la demografia, soprattutto diciamo, la dinamica di entrata e uscita delle imprese stesse. Qual è il risultato? Finalmente è uscita una stellina, anzi ne sono uscite tre sull'occupazione, quindi a livello aggregato, magari creando la creazione di nuove imprese che per esempio potendo utilizzare i computer, adesso questo non, diciamo, fa parte di un lavoro successivo della continuazione di questo, però probabilmente attraverso l'entrata di nuove imprese che hanno visto magari ridotto in qualche modo i costi fissi o attraverso l'effetto di riallocazione, perché noi abbiamo visto che l'occupazione è aumentata nelle grandi imprese, che se è vero che contano poco perché sono poche, però sono tante, quindi un aumento nelle grandi imprese dal punto di vista aggregato può avere un effetto in realtà notevole. L'effetto sull'occupazione sembra essere positivo a livello aggregato, quindi considerando e la distribuzione dell'occupazione fra piccole e grandi imprese e soprattutto le dinamiche demografiche. L'effetto su valore aggiunto e produttività rimane positivo anche se meno, insomma, la dimensione appare un po' ridotta, ma comunque sempre positivo. E anche qui, io credo che questo è un fatto che secondo me è molto importante, anche a livello aggregato, non sono soltanto le singole imprese, diciamo, che hanno ridotto i prezzi, ma c'è stato nei settori dove i computer venivano utilizzati di più, i prezzi sono ridotti, diciamo, sono cresciuti di meno, sono ridotti rispetto alla media generale. Quindi, per concludere, che sono un minuto, quello che noi abbiamo visto è che fra il 2000 e il 2012 l'Italia ha avuto i settori che hanno utilizzato intensamente le tecnologie ICT, hanno avuto grossi guadagni di produttività che si sono tradotti in prezzi più bassi, quindi in un vantaggio per il consumatore. Questo ha permesso economie di scala, aumento della produzione e aumento dell'industria. Mi preme dire che questa, oltre ad essere una mia opinione, però è una mia ricerca, ma è fatta fra il 2000 e il 2012, che quindi ha, diciamo, una scarsa applicabilità nel futuro, perché come diceva Andrea, può essere che l'effetto iniziale espansivo, abbiamo visto che l'Italia era in affanno, era in ritardo rispetto agli Stati Uniti, quindi magari abbiamo catturato quello che era l'effetto iniziale espansivo dell'utilizzo dell'ICT. Non è detto che nei prossimi 10 anni ci sia questo altro effetto, anzi probabilmente questo effetto sarà un po' più ridotto nei prossimi 10 anni, o magari no, perché comunque, come abbiamo visto, un po' l'abbiamo raggiunta gli Stati Uniti, insomma non siamo ancora lì, però insomma abbiamo un po' accorciato il lag negli ultimi 10 anni. Quindi questo, diciamo, è un'analisi storica su quello che è successo fino al 2012, insomma ci andrei molto cauto nel poter dire questo è un effetto strutturale che andrà per sempre, insomma a portare nel futuro le conclusioni di questo lavoro.
L'ultima cosa, ma è più da geek appunto di statistici, noi non abbiamo guardato l'effetto fra settori, cioè il fatto che l'utilizzo, la riduzione del costo del settore A, se questo settore A produce beni per intermedi, per il bene del settore B, ha effetti anche su altri settori. Noi per la disponibilità di questo tipo di effetto intrasettoriale non l'abbiamo potuto vedere, avevamo bisogno di dati un po' più diffusi a livello regionale e quindi dati magari sulle infrastrutture, ma quello poi è un altro discorso. Sono 25 minuti precisi e ho finito.